Con la rielezione di Sergio Mattarella, l'Italia si è garantita una stabilità messa a rischio dai tumulti tra i partiti sulle numerose candidature presentate nella 6 giorni del Quirinale. Molti apprezzano il sacrificio del presidente, che nei mesi scorsi aveva più volte ribadito la sua volontà di terminare il mandato. Sono tante e comunque tutte positive le reazioni dei cittadini dopo la rielezione di Mattarella per i prossimi 7 anni. E ora si attende la visita del presidente a Napoli. Ma io penso molto bene per la stabilità del Paese, assolutamente sì. Si è persa forse l'occasione di un presidente donna che sarebbe stato forse visto anche bene dall'Europa. Rispetto agli altri sì, secondo me a livello politico è una delle persone buone e intelligenti, è molto preparato, devo dire la verità, ma è molto silenziosa, parla poco rispetto ai politici attuali che stanno creando solo confusione sul fatto del Covid, non si capisce più nulla. Stanno pensando, penso prima agli interessi loro e poi quelli del popolo italiano. No, sono contentissimo, perché era l'unica soluzione possibile. Non riesco a capire perché hanno perso tanto tempo, ma era una kermesse che dovevano fare. Ma sicuramente penso che oramai è una sconfitta per la politica italiana, che non riesce a eleggere un nuovo presidente. Questo è in virtù di quello che sta accadendo negli ultimi anni alla nostra politica. Io già me l'aspettavo, perché non c'è un'altra alternativa e onestamente mi fa piacere di Mattarella bis. Auguri al presidente.